Ciao, benvenuti sul mio canale o bentrovati per chi è già iscritto. Io sono Flori dal canale Naturopatia Olistica. Oggi in questo video parliamo dei straordinari benefici dell'alloro. Non lo so per quanto lo conoscete, ma l'alloro ha tanti benefici straordinari che le possiamo utilizzare. Come sappiamo, l'alloro è una pianta simbolica di gloria e saggezza, ma anche una erba aromatica ricca di proprietà. Come sappiamo, si utilizza quando si ottiene una laurea, si fa una coroncina e si mette questa una storia tutta a parte, ma non vi parlerò di questo. Vi parlerò dei benefici e proprietà che l'alloro ha. Come ovviamente lo conosciamo anche come spezie nella nostra cucina che lo utilizziamo, come anche ci sono diverse piante che apprezziamo e utilizziamo comunemente, tra questa è anche l'alloro, no? Conosciute soprattutto questa pianta aromatica in grado di insaporire i cibi. Quindi oggi vi voglio parlare però non tanto delle caratteristiche delle foglie d'alloro, ma in quanto il condimento, ma i benefici quindi che offrono al nostro organismo. Quindi le foglie di alloro ricche di principi attivi possono essere utili in diverse circostanze e produrre una serie di effetti benefici nel nostro corpo. Vi faccio alcuni, vi dico, esempi e poi andiamo mano a mano. Quindi per esempio remineralizzare l'organismo, questa pianta quindi fornisce una buona dose di vitamine e minerali come magnesio, calcio e potassio. Quindi anche è utile per dolori, infiammazioni articolari, quindi le foglie di alloro agiscono come antidolorifico naturale antireumatico. Quindi a questo scopo si possono mettere a abbolire 5 foglie di alloro su un litro di acqua, quindi da aggiungere poi nella vasca per esempio di bagno, ci si può immergere per 15 minuti in modo di alleviare i dolori muscolari. Se si tratta invece di dolori dovuto dell'artrite, si può utilizzare sulle articolazioni infiammate dell'olio di alloro oppure olio ulito di alloro, chiamiamolo qui. Ho fatto qualche altro video, ma non vi farò un video a come si fa olio ulito di alloro. Quindi è buono anche per i batteri e i funghi. Le foglie di questa pianta vantano delle proprietà antibatteriche e antimicotiche, quindi anche esternamente un impacco caldo realizzato con un infuso di foglie di alloro può aiutare a curare le infezioni della pelle. Può aiutare per esempio alla glicemia alta, allora può contribuire a migliorare la sensibilità all'insulina e dunque di regolare la glicemia. Aiuta anche la digestione. Questa pianta è in grado di sostenere il lavoro dello stomaco, allo stesso tempo eliminando flatulenza e colite. È buona anche per la tosse, raffreddore, influenze stagionale, quindi un infuso di alloro può aiutare a alleviare i sintomi dell'influenza stagionale o delle infezioni di via respiratoria grazie all'effetto espettorante di questa pianta. Si può bere un infuso ma anche applicando sotto forma di impacco caldo, per esempio sul petto. Ci può aiutare anche in caso dell'insonnia, allora ha effetti rilassanti, quindi sull'organismo una tisana a base di questi fogli può essere utilizzata anche
in caso di insonnia. Per esempio, è buona anche per la circolazione sanguigna, alloro contiene acido laurico, linoleico e oleico. Questi composti sono in grado di aiutare per regolare la circolazione sanguigna e per trattare anche aterosclerosi. È buono anche per le sindrome premestruale, scusate. Le foglie di alloro sono antinfiammatorie, si possono aiutare anche in caso di dolori dovuti al ciclo mestruale. Inoltre contribuisce anche la regolazione. Ovviamente è buono anche per la disintossicazione, disintossicare l'organismo. Allora, è buono, è un rimedio naturale per pulire e disintossicare il fegato. I principi attivi presenti nelle foglie hanno anche proprietà epatoprotettive. Quindi, per la forfora è buono, anche per la forfora, quando ci abbiamo nei capelli, la testa, la forfora. Quindi un infuso di alloro si può utilizzare come l'ultimo risciacquo per i capelli, in modo da tenere lontano i problemi della forfora. Anche ovviamente è buono per gli insetti, alloro è come un ripellente, ottimo ripellente. In questo caso, vanno utilizzate direttamente le foglie secche da spargere nella zona più a rischio degli insetti, dove ci stanno più insetti. Mo' vi dico come potete preparare questo infuso di alloro, in modo migliore per trarne vantaggi delle foglie di alloro. E bere un tè o meglio una tisana. Quindi preparare è davvero molto semplice, occorre infatti solo 30 g di foglie di alloro essiccate e acqua. Quindi fate bollire l'acqua e aggiungete foglie essiccate sul fuoco per qualche minuto e poi spegnere e coprire il pendolino, quindi facendo riposare, poi potete berlo tranquillamente. Potete indolcirlo con un cucchiaio di miele oppure dolcificante, dipende dal vostro gusto, anche con un po' di limone eventualmente per chi non gli piace berlo così semplice. Che altro? Ah, sarebbe preferibile di bere al mattino, assumere questa magica bevanda al mattino a digiuno, oppure la sera prima di andare a dormire. Io vi ringrazio, spero che vi sia stato utile questo video. Se non sei iscritto al mio canale, ti invito di farlo, così per non perderti nessun mio video che pubblico. Vi ringrazio, vi auguro ogni bene, alla prossima, ciao!